strumenti di precisione per la modellazione. Innanzitutto impostiamo l'unità di misura per la nostra scena. Dalla sezione Scene della Property Window selezioniamo l'opzione metrico. Ecco, in questo modo ogni quadrato della griglia della nostra scena indicherà una misura che viene indicata nell'angolo in alto a sinistra del nostro schermo, della nostra finestra. Allora, diciamo che ogni oggetto in Object Mode su Blender viene identificato con la sua origine, che è che è simboleggiata da un piccolo cerchietto arancione che compare ogni qualvolta l'oggetto viene selezionato. È possibile conoscere e modificare le informazioni posizionali dei nostri oggetti andando nella finestra nella sezione Object della finestra delle proprietà. Qui troveremo dei campi che sono di lettura e anche di scrittura e quindi ci permettono di modificare la posizione, ma anche di trasformare l'oggetto scalandolo o ruotandolo. Questi stessi valori, questi stessi campi sono riportati anche nella barra delle proprietà, nella Property Shelf, tasto N. In questa stessa barra abbiamo anche la possibilità di modificare la posizione del cursore 3D. Quali sono gli altri strumenti che Blender mette a disposizione per una modellazione di precisione? Per vederlo cancelliamo il parallelepipedo appena modellato e resettiamo, digitando Shift C, il cursore 3D al centro del nostro sistema. Aggiungiamo quindi un paio di oggetti, un cubo e un cono. Quando applichiamo una trasformazione a un oggetto, come una rotazione o una scalatura, il punto fermo, il pivot della trasformazione, sarà l'origine dell'oggetto. Se selezioniamo più oggetti, a rimanere fermo sarà il punto mediano tra le origini dei vari oggetti. Ed è appunto Median Point, l'opzione del Pivot Point selezionata di default su Blender. Quindi da questo menu abbiamo la possibilità di definire altri possibili elementi che devono rimanere fermi durante una trasformazione, e dunque diciamo i perni delle nostre trasformazioni. Selezionando Active Element vedremo che la trasformazione manterrà come punto fisso l'oggetto attivo, quindi quello colorato per intendersi di arancione chiaro. Diversamente è possibile selezionare su Individual Origin, su origini individuali, per applicare una trasformazione che vede nell'origine di ogni singolo oggetto il proprio pivot. Il cursore 3D
come è facile intuire, ci permette di assegnare al cursore 3D il ruolo di perno, di punto fisso della nostra trasformazione. L'ultima opzione che abbiamo come punto, come pivot point, è il bounding box center, che altro non è che il centro geometrico del parallelepipedo che contiene i nostri oggetti. In Edit Mode le regole rimangono sostanzialmente analoghe e quindi sarà per esempio possibile selezionare un punto, renderlo attivo e impostando come pivot point l'elemento attivo, imporre quello quale perno della nostra trasformazione. Questo vale chiaramente anche se si scelgono entità diverse dai vertici, come per esempio i bordi. Se volessimo ad esempio far ruotare il cubo selezionato attorno a un punto esterno, come può essere il vertice superiore del nostro cono, ecco, avremmo bisogno di utilizzare il cursore 3D quale punto della rotazione, quale pivot point, e quindi impostarlo tra le opzioni del pivot point, appunto. È necessario tuttavia riuscire a posizionare il cursore 3D in maniera esatta rispetto al nostro vertice. Per farlo possiamo aiutarci con il comando snap, che è possibile richiamare digitando Shift S. Qui abbiamo effettivamente diverse possibilità per impostare una nuova posizione del cursore. Possiamo ad esempio spostare il cursore sull'oggetto selezionato, Cursor to Selected. Diversamente, possiamo spostare il cursore al centro, ovvero al centro del sistema, del nostro spazio 3D, nella coordinata 0,0,0 per intendersi, o rispetto ad una selezione multipla all'oggetto attivo. Come ultima opzione abbiamo quella di poter spostare il cursore alla griglia, ovvero al punto della griglia più prossimo alla posizione attuale del cursore. È possibile quindi impostare la posizione del cursore sul vertice superiore del cono. In che modo? Andando nell'Edit Mode del cono, selezionando il vertice che ci interessa utilizzare e con la combinazione di tasti Shift S, selezionare Cursor to Selected. A questo punto potremo riselezionare in Object Mode il nostro cubo e, settato, accertato che il pivot point è il cursore 3D, possiamo applicare la nostra rotazione. Come abbiamo visto, nel menu degli snap, oltre alle possibilità che abbiamo di spostare il cursore, possiamo anche spostare la selezione in funzione della posizione del cursore. Quindi, ad esempio, se volessimo spostare il nostro cono sulla faccia superiore del cubo, potremmo selezionare la faccia superiore, posizionare su questa Cursor to Selected il nostro cursore e poi selezionare il cono e cliccando sempre Shift S cliccare su Selection to Cursor. Ecco, diciamo che il risultato non è quello che ci aspettavamo, che desideravamo.
Questo perché lo spostamento avviene attraverso l'origine del cono. E quindi in questo caso, torniamo indietro, quello che dobbiamo fare è spostare l'origine del cono sulla sua base, in modo da poter avere questa quale maniglia del nostro spostamento. Per muovere l'origine di un oggetto, principalmente possiamo utilizzare il comando origin, set origin, che si può richiamare dalla combinazione di tasti Ctrl Shift Alt C. Come vediamo, abbiamo la possibilità qui di spostare l'origine sulla geometria, quindi diciamo sul centro geometrico della geometria, o il centro di massa, quindi il baricentro, o in una posizione che definiamo noi attraverso il cursore 3D. Quello che potremo fare quindi è entrare in Edit Mode nel nostro cono, selezionare con il loop la nostra base e spostare, comando Shift S, il cursore all'oggetto selezionato e quindi la faccia sottostante. A questo punto dobbiamo uscire dall'edit mode, chiamare il comando di impostazione dell'origine e indicare Origin to 3D Cursor. Abbiamo spostato così la nostra origine, possiamo a questo punto ritornare nel cubo, reimpostare sempre con la combinazione di tasti Shift S il cursore all'oggetto selezionato, ovvero alla faccia superiore, e selezionando a questo punto il cono, sempre con la combinazione di tasti Shift S, spostare l'oggetto selezionato al cursore. Oltre agli strumenti di Snap che abbiamo visto, esistono altri strumenti di ancoraggio tra gli elementi. Si trovano nella barra della 3D View in questo menu e sono attivabili dall'icona della calamita. Una volta cliccato sulla calamita, se non si cambia valore, se si mantengono i valori di default, gli oggetti selezionati saranno vincolati a una trasformazione connessa con il valore del modulo della nostra griglia. Ovvero, se proviamo a spostare un oggetto, l'oggetto si muoverà a scatti secondo un passo che è quello visualizzato dal modulo della griglia. Se ci avviciniamo, la griglia diventerà più fitta, quindi il passo si ridurrà, e di conseguenza anche la trasformazione vincolata con lo snap di default, che si chiama increment, sarà vincolata a questo passo. In questo momento sono 10 centimetri, come è possibile leggere dall'angolo in alto a sinistra della nostra 3D View. È possibile tuttavia usare questi snap anche senza attivare l'icona della calamita, ma attivarli sostanzialmente in corsa utilizzando il tasto Ctrl, per cui una volta partita la traslazione, tenendo premuto il Ctrl, vedremo che i nostri oggetti saranno vincolati a questo snap. Rilasciando il Ctrl invece ritorneranno liberi di muoversi. Oltre allo snap increment, abbiamo altri elementi a cui possiamo agganciarci, e sono gli elementi che compongono una mesh: vertici, bordi, facce o il volume compreso all'interno di un solido. Proviamo ad entrare nell'edit mode del cubo. Indichiamo come Snap Element vertici e selezioniamo un vertice.
Adesso è possibile spostare il vertice selezionato, tenendo premuto il Ctrl, quindi attivando lo snap, sui vertici del cono. Allo stesso modo possiamo attivare come oggetti a cui agganciarsi i bordi e in questo caso il vertice del cubo potrà essere fatto scorrere lungo i bordi del cono o di se stesso. Ecco, per attivare uno snap sulle entità che compongono lo stesso oggetto, bisogna essere certi che questa opzione, Snap onto itself, sia attivo. Come facciamo a determinare cosa del nostro oggetto deve agganciarsi all'oggetto obiettivo? Lo possiamo fare indicando quello che si chiama Snap Target, che appunto è, rispetto a una selezione multipla, come per esempio la selezione di tutti i vertici del nostro cubo, qual è l'oggetto che vogliamo, usare come maniglia, come elemento di partenza, come elemento di riferimento per la nostra trasformazione. Proviamo a spiegarlo con un esempio. Impostiamo come Snap Target Active, quindi l'oggetto attivo, e come snap element vertex. Adesso, se ad esempio selezioniamo un bordo del nostro cubo, della faccia superiore del nostro cubo, mi metto in vista top per far vedere quello che accade in pianta. Se uno dei due vertici del nostro bordo è attivo, allora questo sarà l'oggetto che, con una traslazione, con il tasto Ctrl premuto, si andrà ad agganciare ai vertici su cui sarà posizionato il cursore. Se anziché Active si sceglie come target median, rispetto alla nostra selezione, quindi il nostro bordo, il punto di aggancio sarà questa volta il punto mediano del bordo. Scegliamo adesso l'ultimo dei snap target a disposizione, ovvero il closest, il più vicino. Per closest si intende il punto più vicino tra quelli selezionati. In questo caso abbiamo due vertici e in funzione di qual è il punto del cono su cui ci andiamo ad agganciare, sarà uno o l'altro ad essere preso come riferimento. Con center invece si indica l'elemento indicato tra i pivot point. Questo vuol dire che se tra i pivot point è indicato active element, avremo sostanzialmente lo stesso effetto di trasformazione che abbiamo quando selezioniamo active tra i target. E quindi rispetto alla nostra selezione sarà il vertice attivo ad essere usato quale punto di aggancio. Allo stesso modo, se selezioniamo Median Point, sarà il punto intermedio tra i due vertici. Attraverso questo sistema è però possibile utilizzare anche il 3D Cursor, quale punto di riferimento della nostra traslazione, della nostra trasformazione. Potremmo, per esempio, spostare il cursore 3D su uno dei vertici. Questo e da qui far scorrere il cursore lungo
il bordo, nella direzione in questo caso y, fino a una determinata posizione intermedia, per esempio a un quarto. In questo modo possiamo utilizzare questo punto, quindi un quarto del nostro bordo, quale punto di riferimento, quale maniglia attraverso cui spostare l'intero bordo e andarsi ad agganciare con i vertici del cono. G. Bene, proviamo per concludere a mettere in pratica quanto abbiamo visto con un semplice esercizio, ovvero proviamo a far ruotare il cono fino a farlo appoggiare sulla faccia superiore del nostro cubo che per comodità stiriamo, ovvero scaliamo sull'asse X, e per farlo in questo caso utilizzerò il median point. Posizioniamo le finestre in modo da avere una visualizzazione più completa possibile. Quindi, per prima cosa selezioniamo il cono e andiamo a posizionare il 3D cursor, il cursore 3D, nel punto che vogliamo utilizzare quale perno della rotazione. Entriamo in Edit Mode, selezioniamo il punto che ci servirà come perno e spostiamo il cursore con il comando Shift S. Cursor to selected. A questo punto la rotazione chiaramente dovrà essere fatta attorno al cursore 3D. Selezioniamo l'intero cono e rendiamo attivo lo spigolo superiore, il vertice superiore. In questo modo potremo utilizzare questo vertice in quanto oggetto attivo, e lo impostiamo quale snap target, come riferimento, andando poi a scegliere un vertice del nostro parallelepipedo. A questo punto non ci resta che ruotare il nostro oggetto, e quindi chiamare il comando rotate col tasto R, imporre come asse di rotazione, in questo caso è l'asse Y, e col tasto CTRL, avvicinandosi a uno dei vertici del parallelepipedo, imporremo al nostro target, il nostro snap target, cioè il vertice superiore del cono, imporremo di allinearsi con il piano, con il vertice e di conseguenza con il piano.